Durante la Prima Guerra Mondiale, le donne italiane diedero il loro contributo ritagliandosi un ruolo importante nelle fabbriche, dove lavoravano per sostenere lo sforzo bellico. Tuttavia, dopo la guerra, la crisi economica portò la società a fare un passo indietro. Gli uomini sentivano i loro posti di lavoro minacciati dalla presenza femminile. Il fascismo si inserì in questo contesto di incertezza, facendo grandi promesse di ristrutturazione sociale. Inizialmente, il regime affrontò questioni come l'estensione del diritto di voto alle donne, l'accesso al lavoro e il divorzio, guadagnandosi l'appoggio delle donne, specialmente delle intellettuali. Nel 1921 in Italia quasi il 38% della popolazione femminile è analfabeta. Nel 1923 viene attuata la riforma Gentile, e 10 anni dopo, nel 1931, l'analfabetismo femminile scende al 24%. Il regime fascista investì pesantemente nei mass media a partire dalle riviste come la Rassegna Femminile Italiana e l'Almanacco della Donna Fascista. Si inizia a costruire l'immagine della donna nera, simbolo della nuova italiana. Dal 1925 vennero ufficialmente costituite le organizzazioni femminili fasciste, come i fasci femminili, le giovani italiane e le massaie rurali, ma di fatto alle donne venne assegnato un ruolo secondario, con una rigida divisione tra impegno pubblico e domestico. Il regime fascista adottò infatti una politica demografica per aumentare la natalità attraverso incentivi e campagne di comunicazione, ma le donne continuarono a lavorare fuori casa, contribuendo all'economia familiare. I salari femminili vennero allora stabiliti a un terzo di quello degli uomini, e per scoraggiare il lavoro femminile non domestico venne limitato l'accesso agli impieghi pubblici, e le tasse universitarie delle studentesse vennero raddoppiate al fine di scoraggiare le famiglie a far studiare le figlie. La legge 221 del 1934 limita le assunzioni femminili, stabilendo già nei bandi di concorso l'esclusione delle donne o riservando loro pochi posti. Un decreto legge del 5 settembre 1938 fissa al 10% il limite all'impiego di personale femminile negli uffici pubblici e privati, mentre un regio decreto del 1939 preciserà addirittura a quali impieghi potranno accedere le donne. Per 10 anni, il regime fascista implementò una rete di protezione sociale per la famiglia, creando l'Opera Nazionale per la Maternità ed Infanzia, promuovendo la Giornata della Madre e dell'Infanzia, assegnando una medaglia alle donne che facevano almeno 14 figli, e statalizzando la prostituzione. Nonostante la propaganda sulla maternità e il culto della madre coraggiosa, la politica demografica si rivelò però inefficace, e la guerra accentuò ulteriormente questo declino demografico. Si leggeva per esempio in uno dei tanti libretti del ventennio, Piccola italiana. Questo è il decalogo della tua disciplina. La patria si serve anche spazzando la propria casa.